Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video gameplay di Resident Evil 4 Remake. Siamo al capitolo 11. Siamo appena scappati da Verdugo, l'alien-like di Resident Evil, l'essere perfetto, e abbiamo appena incontrato Luis, che ci ha dato una medicina. Ti senti meglio? Sì, pare che funzioni. E a quanto pare funziona. La brutta notizia è che hai solo guadagnato un po' di tempo. Gli effetti dell'inibitore svaniranno molto presto. Pronto ad andare? Non preoccuparti per me. Ashley è la priorità. In tal caso, sappiamo che cosa fare. Andiamo, Sancho Panza, a salvare la principessa Dulcinea! Così ti fai male. Ehi, era la mia lancia! Ok, ho capito, andiamo! Perché mi aiuti, però? Cosa ci guadagni? Non essere diffidente. Ho detto che ti avrei aiutato, no? Quindi abbiamo una spalla che in teoria dovrebbe fare anche qualcosa, no? Anche una pistola, anche armato. E poi c'è... c'è lui. C'è sempre lui. Ma c'è lo shooting range? Oggi è il giorno più brutto della mia vita. È il quinto compleanno di mia figlia, ma io sono qui, bloccato su una barca a mal ridotta diretta verso un postaccio remoto. Se non fosse per la paga, nessuno accetterebbe di lavorare qui in mezzo a nulla. Dal castello ci ricordano costantemente di stare attenti durante gli scavi, ma alcuni lavoratori sono collassati dopo aver inalato della polvere. Qui succede qualcosa di cui siamo all'oscuro. Ci sono troppi segreti, anch'io ho iniziato a tossire, devo dormire. C'è davvero qualcosa che non va in me. Ho tossito sangue 3 volte oggi e mi sento così debole da riuscire a stento a muovermi. Merda, non sarei mai dovuto venire qui. Sono venuto per guadagnare, ma alla fine sono qui. Sono io che la sto pagando cara. Sono un padre terribile. Mi dispiace così tanto, tesoro mio. Ti meriti meglio. La testa non funziona da stamattina perché ho vomitato altro sangue. Tanti insetti che strisciano. Sento una voce. Un buongiorno per lavorare, scavare mi dà gioia, sono pieno di felicità, la offro tutta a te, farei tutto per te, Lord Sadler. Vedi? Però non ha perso il lume della ragione completamente, no? Riesce Ho ancora a un po' di scrivere novità in frasi di vendita. senso compiuto. Benvenuto! Ciao, Abbiamo una bella amicone. selezione di articoli in vendita, straniero. Ciò che vedi è tutto quello che ho. Non mi sembra che hai roba interessante. Cosa serve? Ah, ho Qual la è la schiena a Matilda? pezzi. Siamo invecchiati ormai, c'è poco da fare. Questa roba vale il prezzo che costa, te lo garantisco. Ah, ok, Ci la sono pistola cose che Matilda. i soldi non No. possono comprare, ti Non servirà servi a tanta nulla. roba. Non servi a nulla, veramente. Potenziamo cosa? Se è potenziato al massimo è Non una buona dimenticarti di notizia. affilare il tuo coltello. Può fare la differenza tra la vita e la morte. Un gioco da ragazzi. Come nuovo. Grazie per avermelo ricordato. Io direi di a sto punto aumentare un po' di potenza di fuoco. Dell'arma che uso più spesso, no? O di questa. Ma questa qui fa già un Le bel po' tue armi di sono in buone danno. mani, amico. Lascia fare a me. Ma sì, Sei dai. impressionato, vero? Torna presto a trovarci. Lo shooting. No, sì. Dai, Luis, ti faccio vedere come si spara. Abbiamo la pistola. Non è andata proprio benissimo con le bombe. Colpo grandioso. Ah, meraviglioso.
No. No. No, ho finito le munizioni. Vaffanculo. È finita. Avevamo ragione su di te, straniero. Vedi che qua, dopo ogni più mille, vedi che qua mi son perso dei gettoni. Cosa? 3, vabbè. 2, 1, via! Un colpo! Sei un artista, amico! Ricarica! Che colpaccio! Ah, togliti! Va bene. Bersagli bonus! Vai, prendili tutti! Devo assolutamente prendere il teschio che mi manca. Oh! Meno male! La partita è finita! Oh, era facile, era facile. Era facile. Questo gettone come si prende? Dopo ogni più mille. Vabbè. Non importa. Poi ci arriveremo. Vai alla grande. Grande. Scusami, devo penalizzarmi. Ricarica. Ma non ho solo quest'arma, giusto? No, ho solo quest'arma. Colpaccio. È così che si fa. No. Oh, ci sono due. Così finisce qui. Sono mancati due e anche il tempo bonus. Bel lavoro. Rifacciamola. Colpire questo. Te preoccupare, l'importante è che non utilizzo più di 10 proiettili. Sei un artista, amico. Meraviglioso. Dai. Ok, è il mio momento. Sì. Dai, è fatta. 9.999. Wow. Sono senza parole. E ora tocca al 3C. Dai. 3, 2, 1, via. Va bene, stupendo. Colpo grandioso. Sei un artista, amico. Ricarica. Dai. Buono. Colpo grandioso. Doppio colpo. Ah. È finita. Niente bonus. Bene. Hai superato tutte le aspettative. Due, tre, quattro. Non fa niente dei malus. Cinque, sei, sette,
e 8. Vai, vai. No! Bel colpo! Che rischio! No, ma non me l'ha dato? Non me l'ha dato! Ah, meno male, no, no, me l'ha dato. Ok. Infatti mi sembrava che l'avevo beccato. Non so come prendere quelli blu che mancano lì, però vabbè, ma chi se ne frega, alla fine sono quelli rossi che mi interessano. Che danno più probabilità di beccare gettoni d'oro. Danno più probabilità di beccare oggetti rari, epici. E invece cominciamo malissimo con un oggetto normale. Un altro. Mamma mia, che sfigaccia. Ah, ecco quelli normali. Mi dà l'oggetto epico. Buono, buono. Normale. Comune. Dai, prendiamo uno raro, epico e pareggiamo. Manco per sbaglio. Vabbè. Il nostro poligono finisce qui. Vediamo un po' questi ciondoli. Ah, ok, quello epico che mi ha dato già ce l'avevo. Eccoci, 17. Prezzo di rivendita delle armi più 20%. Salute ripristinata. Lei con le piante verdi, e va bene. Già ce l'ho equipaggiato, poi ho quello lì critico, corpo a corpo, e prezzo di rivendita delle armi. Magari questo qui lo cambiamo. Potremmo vedere qualcos'altro. Munizioni per fucile, 20%. Carabina 15%, fucile 15%, pistola, sì, comunque per fucile, sì, è la stessa, però questo qui dà il 20%, poi abbiamo quello della pistola, carabina 20%, magnum uguale ma una dà di più, metterei questa, no, cioè volevo dire quella lì... Probabilità di creazione o per carabina o per fucile. Mettiamo questa. La carabina. Al posto il C17, tanto io le armi non le vendo. Benvenuto. E vendiamo i doppioni. Che posso fare per te? Vendiamo i doppioni. Attacchi o preziosi non fa differenza. Spetta a noi, però, decidere il prezzo. Grazie. 3.000 monete. Vedi, alla fine di non rimanerci secco. Comunque, possiamo finalmente iniziare il capitolo. Non è facile per me fidarmi di uno che lavorava per l'Umbrella. Hai saputo, eh? L'Umbrella è finita. Le voci girano. Non devi più preoccuparti di loro. Non hai risposto alla mia domanda. Qual è il tuo scopo? Voglio solo sentirmi in pace con me stesso. Fare ammenda. Una roba simile. Certo. Questa è la storiella che racconti. Sarà anche la verità? Cosa abbiamo qui? Dinamite spostata nel deposito M4. Riguardo l'uso degli esplosivi, i crolli sono frequenti. Mantenersi a distanza dall'area. In caso di disastro, ripulire l'area immediatamente. Assicurarsi che sul posto sia presente un numero sufficiente di dipendenti. Siamo in due. Dovremmo essere sufficienti. Qui abbiamo uno schema, TNT non c'è ovviamente, e va inserita qui la dinamite, probabilmente. Ehi, da quando è un vicolo cieco? Prima si poteva uscire da qui. Sì, ma non ti sta preoccupando, apriamo un bel buco e ci passiamo lo stesso. Pare abbiamo compagnia.
Che vuoi fare? Che vuoi fare? Alla fine dobbiamo ammazzare tutti, come al solito. Ma quello va girando con una molotov accesa in mano. Ma... eh già. Vai, vai. Però se giri con una molotov accesa in mano, invece che una torcia, e poi... gli incidenti possono succedere. Anche quello? No, forse quella è più una torcia. Vediamo. Un uomo motosega. Boom. Abbiamo affrontati già 3, se non sbaglio. C'è morto. Ah. Ovviamente no. È bello lo starello. Oh! No, la dinamite! Ma porca di quella. Allora, ho una grana potente e 3 di quelle normali. Ma io quasi quasi una di quella normale la provo buffa, che è? Peccato di questa. Scusa Lewis, pensavo fossi io. Niente male, vero? Un nemico. Forse lo sei, però. Non si può azzoppare il tizio. Ah. Ah, già. Beh, ce n'è voluto. Vabbè. Oh! Questa è gratis! Cuidado! Vieni qua che ti faccio una bella suplex. Ah! Mi ha dato il tasto. Vai, vai, vai! Watch out, watch out! No, ci provare. Ci provare. Occhio! Altra suplex, dai, 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 dai. Azzoppalo! Vai, vai! Grande. Ma coprimi, Luis, no? Luis, per meglio Luis. Finiti? Ovviamente chiusa, ma si sapeva già prima di provare. C'è qualcuno? Infatti si sente una motosega accesa. E c'è, infatti è una di quelle donne che usano una motosega. Oppure sì, è proprio lei. Vabbè, facciamola avvicinare. Una bella spompata in faccia. Resta giù, ok? Che modo scomodo di morire. Cosa abbiamo di qua? Niente, ma... non si ce va. Non si va. Forse questo ponte va abbassato, probabilmente dalla sala comandi. Let's go. Già ci sono nuovi nemici. Quello con la dinamite non si vede. Levati, Luis. Vabbè, pensaci tu. Ah, il ponte si abbassa piano piano. Dobbiamo pure aspettare che finisca, che finisce di abbassarsi. Via dalle palle.
Finiti? Vabbè, qui c'è una cassa soltanto. Tutto sto macello solo per una cassa. Sì, non c'è nient'altro. Vabbè. Il tizio con la dinamite è ancora lì? Non c'è un attimo di tregua. Un forziere. Messina dorata. Fa comodo. C'è ancora un altro. Vediamo se riusciamo a farti una bella suplex. Vai, cazzo. Però si trasforma. Non te lo lascio fare. Un po' di loot. Ma in realtà sono solo soldi. E il vari candelotti di dinamite. Dinamite, eh? Bel bottino, amico mio. Già, può servire a liberarci di quella roccia. Già. Ma guarda che bello spettacolino. Fuochi d'artificio in arrivo. Dio mio. Prossima volta, e abbiamo bloccato la strada. Te la cavi davvero bene. Tanto dobbiamo uscire. Sicuro di essere soltanto un ricercatore? Sono solo un tipo qualunque. Anche se tutte le donne mi desiderano. Già. Pure a Leon. Guarda come si fa. Dopo di te, insisto. Che gentiluomo. Già. Ma porca puttana. Ah, guarda che un po' di sollievo. Dacci tua. Mi sei debitore. Lui sta attento. No. Siamo pari. Ma pure il bambino. Sempre così con te. Ma sarà lo stesso. Parrebbe proprio di sì. Sono due. Ma va? Ah, ok. L'armatura lo protegge. Questo no, però. Devo aprire. Cosa da... Ah, probabilmente la botola. Togliti di mezzo. Sì, ma tanto non c'è nessuno, quindi... Poi inutile, dai, spariamoli. Ammazziamoli alla vecchia maniera, intanto. Ah, già, giusto. Lui va... Gli va affettato il verme sulla schiena. Fanno indietro. Si fanno indietro. Oh, via, via, via. Ed ammazziamo alla vecchia maniera. Fanno
e uno è andato. Sì, avrei potuto anche farlo cadere dalla botola, però l'altro sarà più difficile. Fa niente. E mo si è spostato. Va stonnato sul posto. Dove pensi di andare? Dai, camminaci su. Si è spostato. Va stonnato sul posto. Ah, dinamite. E quindi? Ecco regalo. Ottima mossa. Ehi, ho un regalino apposta per te. Leon, spara! Un attimo. Grandioso! Tutto secondo i piani! Che mira, andiamo, facciamolo fuori! Avrei potuto aprire anche la porta. Si è spostato! No, vabbè, dai. Questo lo ammazziamo aprendo la botola, dai. Vieni, avvicinati un po' al centro, dai. Bravissimo. E mo farai una brutta fine, amico mio. Devo aprire. Perfetto. Bene, bene, bene. Oh yeah. Presumo che quello lì non tornerà più. Chissà se il bambinone tornerà invece. A sto punto direi di no. Solo soldi? Io avrei bisogno di munizioni, non dei soldi. Diciamo che quelle della mitragliatrice non ci faccio niente. Va bene, andiamo avanti. Forza. A Leon fai sempre da scala. Sei mai quello che va sulle spalle degli altri. Allora, Luis? Ha accettato il suo ruolo. È rimasto poco spazio, però. Andiamo, va. Ce la siamo vista brutta. Hanno messo quei mostri di guardia anche qui sotto? Il sottosuolo è il loro luogo sacro. È qui che hanno scoperto le Plagas, custodite dentro antichi depositi di ambra. Mi sembra giusto. Le Plagas. Vuoi davvero salire su questo coso? Vedi forse... Deposito... Mi serve niente, in realtà. C'è altre soluzioni? Dacci una spinta, Sancho! Ah, io sarei Sancho? Ecco, montagne russe, ragazzi! Questo faremo molto prima! Lo stiamo facendo davvero? Ehi, andiamo di fretta, giusto? E comunque... Comunque cosa? Reggiti forte! No! Stiamo deragliando! Inclinati! Ehi, si sta per ribaltare! Si avvierda! Ma
fai qualcosa per quelle tavole. Ma che ci stiamo a dire? Ma cosa stai dicendo? Cambia binario, altrimenti ci schiantiamo. Ma stai tranquillo, con me sei in una botte di ferro. Tranquillo. Che abbiamo seminati. A sinistra. Sì, sì, ce vedo, ce vedo. Oh. Ah, è proprio preciso sui binari, eh? Ah, avrei voluto sparare ai barili. Vabbè, vediamo. In questo fa dinamite in mano. Yeah, guarda qua. Te faccio tutto prima che morisci. Ah, capolinea, ci fermiamo? Finito? Mazza che precisione. Siamo soltanto all'inizio. A quanto pare ci stanno aspettando. Gli estoi a chi? Ah. Si è levata la possibilità di colpirlo. Vabbè, fa niente. Scusa, sono scivolato. E basta. Via dalle palle. Boom. Caraffa. Beh, c'è uno di quei cosi, statuine da schiaccianoci. 4 su 16 comunque. Ormai ne prendo tanto per, ma una pianta rossa, bene. Creiamo la miscela con quella, con quella verde. Niente, prima o poi lo mangeremo quel persico. Ah, si riparte? Sì, dai, è stato divertente. Rifacciamo. Bene, andiamo. Ah, un'altra volta. Vabbè, è stato divertente, cioè, de che te la metti? Completamente inutile, comunque. Prima pensavo ai balestrieri, che sono più diti al culo. I famosi diti, no? Un altro la bomba a mano, ma niente di che. Ah, è una figata, veramente una figata.
Oh no, mi sono messo a ricaricare. Cioè, un proiettile. Mi mancava e sono dovuto ricaricare. Vabbè. È un po' complicato da qui, però. Ci ho provato. Guarda che culo che c'hai. Beccate questo, beccate questo, beccate questo. Ma quando muori? No. Guarda quanto danno ha fatto al carrello sto maledetto. Non muore, non muore. Devo fare attenzione. Ehi, ci sta per ribaltare! Calma, calma. Guarda! È qui che hanno riesumato gli insetti! Ottimo, siamo nel loro alveare, quindi. Guarda! Cazzo! Tira il freno! Ovvio, ovvio che si sarebbe rotto. Cosa? Vai sul set! Salta! Colpo! Oh, quello ride, pare Leao, pare. Ma che se... Luis, perché? Dammi una mano! Conta fino a tre la prossima volta, Sancho. Come vuoi. Comunque... Oh, diamine. Beh, però ci è andata bene. Manco in Fast and Furious si vedono queste cose. Manco in Fast and Furious. Pareva. Ci mancava questa. Possiamo arrivarci facendo il giro. Forza. Oh, che rottura. Benvenuto nel mio mondo, Luis. Ah, lo sapevo. Aggiramenti continui di ostacoli. Si mimetizzano bene. Ah. Ah, questa sarebbe la loro mimetizzazione. Ok, sì. Sì. Diciamo. No, non posso sprecare un barino per te. Credo pure il colpo di grazia, è stato effettivamente uno spreco. Questo non è morto. Luis, fai qualcosa? Vediamo un po' le missioni. Sono troppe le vite perdute a causa di quello sciame di insetti. Una vera piaga. Ti prego, distruggi l'entrata del loro gigantesco alveare e salvaci da altre tragedie. Distruggi tutte le entrate dell'alveare 0 su 4. Pianta gialla, meno male. Ti adoro, pianta gialla. E scappiamo. Ma ruttano ste cose. Ma hanno già mangiato. Odio gli insetti. Pensati tu anche per me, va bene? Che ne dici di aprire il fuoco anziché la bocca? Venite qua. Bamba. Ma non c'è fretta. Oh.
Perché questo può tirarmi il calcio? Vabbè, Luis, pensaci tu, fai qualcosa. Ah, ecco dove bisogna sparare, ecco l'entrata. Quella gli posso sparare da qui? Farebbe proprio da sì, 2 su 4, ottimo. Forse mi conviene chiuderle adesso, magari non... Oh, cazzo! Questa sarà mimetizzata bene, questa sarà veramente mimetizzata bene. Chi l'aveva vista? Coltello è andato. Da qui? Ah, eccone un'altra. Ok. Oh, anche l'ultimo. Vai. Da paura, da paura. Missione compiuta. Questa è l'unica strada. Ci sono cascato una volta, non ci casco più. Musica sì. Però. Non solo bisogna eliminarli, ma anche nel peggior modo possibile. Nel modo più doloroso possibile. Maledetti insetti. Visto? Questo era proprio il momento del persico. No. Non ci sei. Beh. Incredibile. Ah, vedo che ti sei occupato di una richiesta. Sì, mi sono occupato di una richiesta. Ma tu che cazzo di posto hai scelto per cominciare? Un lavoro ben fatto merita un adeguato pagamento. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita. Abbiamo la glessidra, la lacrima viola. Patà, grazie. Questo soldi. Incastoniamo delle gemme. Allora, qui... Ah, non ho quelle... quelle di maggior valore, quindi usiamo quelle tonde, dai. Una gialla e una blu. Hai benvenuto. Beh, 16 e mezzo. La corona elegante già di suo vale 19.000. Allora, sì. Un gioco da ragazzi. Ti volevo assolutamente proprio per riparare gli oggetti. Sei sempre pronto a tutto. Così si fa. Non hai offerte, a quanto pare. Lanciarazzi a colpo singolo dalla potenza devastante. Te lo garantisco. Cioè, significa che praticamente c'ho un colpo solo. Una volta 80.000 ogni volta che voglio usare lanciarazzi. Potenziamo qualcosa? Un'arma ben potenziata può sopperire a ogni tua mancanza, amico. La pistola che spara tre colpi non... non mi dice niente. Modificare un'arma in base alle tue... Potenziamo una pistola, pare, sì, amico. Dai. Voglio potenziarla al massimo. Te dovrebbe notare subito la differenza. Anche perché mi piace sta pistola, quindi... Ecco a te, torna presto a trovarci. Portiamola al massimo, voglio sbloccare la cosa, la peculiarità, l'abilità, sta cosa. Dai, Luis, dai, muoviti. Sono stremato. Meno male che la tecnologia ci assiste. Non ti capisco. Perché rischi così la tua vita? Non ci conosci neanche. Te l'ho detto. Mi fa sentire meglio. Ah, certo. Dimmi la verità per una certo. volta. Los Illuminados. Lavoravo per loro. Ecco la verità.
Aiutare voi due non è abbastanza per redimermi, lo so. Però non voglio che ci siano altre vittime. Allora, vedi di fare sul serio. Parole dure per uno scudiero. Parole dure. Parole dure di un uomo veramente strano. Siamo fuori da quell'inferno. Sono pronto a respirare aria fresca. Por fin. Perché se siamo arrivati fin qui, vuol dire ecco. Che siamo quasi... Quasi cosa? È stato penetrato. Lui... Ah, da un coltello. Da quanto tempo non ci si vede, matricola? Maggiore Krauser! Ma che cazzo? Perché? Maggiore Krauser. Recupero oggetti rubati. E uccido qualche altro nel frattempo. Un lavoro facile. Ashley. È stato lei. No, tu sei sveglio! Non te l'avevo insegnato? I coltelli sono più veloci. Niente more. Aia. Sappi che abbiamo appena iniziato, matricola. Un combattimento all'arma bianca. Quel punto la sta controllando? Questo non c'entra con loro. Vorrebbe di sì. Sono un uomo libero che ha fatto una scelta. Ok. Che becca del segaccio, maledetto. Maggiore! Ha perso la testa! Non sono mai stato così sano di mente. Ora concentrati e fammi vedere che sai fare. Beh, praticamente io sono solo a prendere a calcio. Di meglio. Ci hanno ucciso tutti. Senza oro, senza pietà, con una furia devastante. La stessa cosa per Krauser. Guarda che bella telecamera, che bella inquadratura. Lo capisco. Quello che è successo è imperdonabile. Tu sei andato. Ma non le dai il diritto di ferire persone innocenti. Sei solo un ragazzino illuso di poter distinguere tra bene. Quando bisogna schivare con la Amy viene difficile. Preparati. Non male. No, è ancora presto per curarsi. Tutto bene. Una volta devo pure schivare. Non mi lascia molta scelta. Basta chiacchiere, matricola. Provaci ancora. Conosco tutte le tue mosse. Muoio. Li hai imparate da me. Aspettavo di più da te, matricola. È un po' come ha fatto il giochetto di guardia e guida, vero? L'hai imparato da me. Più o meno la stessa cosa. Mazza che mira Luis nonostante la ferita. Ora basta, matricola. Non sei cambiato per niente. Sei una vera delusione. Ah. Ok. Dovevo morire per non essere una delusione. Cosa che significa? Sei tu il cattivo. Non ho una bella cera, vero? Una grande perdita per tutte le donne. Non parlare.
Ci pensa Leon a consolarle. Prendi tutte questa, quante. La chiave del mio laboratorio. Vai lì e rimuovi quei dannati parassiti. Ah. Aiuta Ashley. Nel suo laboratorio c'è la strumentazione per rimuovere il parassita che ci hanno iniettato. Bene. Sai, ho avuto una vita di merda, ma ora tu che ne pensi, Leon? Le persone possono cambiare. Mi dispiace un po' per Luis. Alla fine era un bravo ragazzo, era simpatico. Vabbè ragazzi, il video termina qui, grazie mille per la visione, se volete lasciate un like, se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, se volete iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora mille per la visione, ciao ragazzi.